rilassate. Respirate profondamente. Entrate in contatto col vostro corpo. Sentite il peso del vostro corpo come aderisce al pavimento. Sentite come si radica, come entra dentro la terra. E respirate. Ora liberate la mente. Alleggeritela da tutti i pensieri quotidiani, dalle fatiche, dai pensieri. Pensate all'ultima volta in cui vi siete godute il sole, l'ultima volta che eravate tranquille, l'aria era leggera, stavate bene. Ecco, pensate all'ultima volta in cui vi siete sentite così, l'ultima volta in cui vi siete sentite senza paure, felici. E dimenticatevene. Giù, respirate, chiudete gli occhi, grave. Rimanete in posizione Shavasana, braccia lungo i fianchi, bene. Respirate, rilassatevi, palmi verso l'alto, così. Lasciate che il vostro respiro diventi ritmico, abbandonate il vostro corpo. E così il respiro rallenta, non c'è quasi più. È il momento. Ma sei matto? Non è il momento. E come fate a saperlo? Voi non sapete quanto tempo avete davanti, ed è per questo che avete paura. Eh no, bello mio. Qui ti sbagli, io non ho paura. Non di questo almeno. E secondo errore, so quanto ho davanti. Oggi pianto un alloro. Una pettuglia. Oggi è davanti. Io oggi vado a comprare della biancheria di seta. Oggi è davanti. Oggi io vado a lezione, imparo l'inglese. Oggi è davanti. Io oggi vado a vedere una mostra e anche un film. Oggi è davanti. Invece io oggi vado a ballare. Oggi è davanti. Oggi ho un appuntamento con un innamorato. Oggi è davanti. E oggi faccio la maratona. Vabbè, mezza. Io oggi studio i diti con Virginia e poi vado anche al parco con Luca e con Bianca. Oggi è davanti. Oggi leggo il giornale e forse anche un libro. Oggi è davanti. Ma non vedi quanti davanti? Ognuno è pieno, è ricco, è denso. Ognuno poi straripa fuori, deborda, allaga altri davanti, di fianco a sé, davanti a sé. Ognuno è padre di altri davanti, qui e oltre. Siamo pieni di davanti qui e tu non puoi fare nulla. Puoi tornare forse quando questi si saranno diradati. Quando il silenzio si insinuerà, quando non sapremo neanche più dove poggiare il piede, ecco, allora forse puoi tornare. Ma adesso no. Adesso tu che non fai paura, no? Tu che sfiori. Adesso tu te ne torni al tuo posto. Vai. Non è la nostra ora. No. Sì. È la nostra ora. L'ora di nostra proprietà, l'ora di vita ancora, l'ora davanti a noi che tu non ci puoi rubare. Hai capito? Sai, se ne imparano di cose lungo la strada, eh? Si impara a piangere, si impara a ridere, si impara a scherzare, a cadere, si impara a ridere meglio di prima. Si impara che la vita non sei tu che puoi fermarla. Ma questa è l'ora dell'autunno. Di sole e di nebbia. Di vino e di castagne, di tartufo e bagna calda, e l'ora prima dell'inverno. Ecco, torna d'inverno, mio caro, torna d'inverno, nel pieno del gelo. Vai. E perché? Come? No, dico, e perché torna d'inverno? L'inverno, no? Cioè, il gelo, il gelo. Sotto il...
sotto la neve ci sono i germogli. Sì, ho capito, però... E poi germogli, no? Primavera, estate, autunno, inverno, primavera, estate... Sì, sì, ho capito, sì. ho capito, ma prima o poi ci sarà un'ultima stagione. Ultima stagione! Ultima occasione! Ultimo minuto! Ultimo round! Ultima uscita! Ultima trincea! Ultimo sangue! Ultima cena! Ultima spiaggia! Ultimo sacramento! Ultimo giorno! Ultimi giorni! Ultimo respiro! Ultimo sorriso! Ultimo ballo! Ultimo ballo! Ultima roba dell'estate! Ultimo! Addio! Parola pesante. Ma questo di me sembra tutto così definitivo. Ma non è l'ultimo? No. Il problema è che non c'è cambiamento. Sì. La vita si affloscia. Sì. Voglio dire, cosa c'è di più definitivo se non uscire l'ultima volta dal giro? Non ci batterai mai più piede, certamente. Ma si aspetta per quello che verrà. Ecco, noi temiamo che quello che verrà non sarà poi così eccitante. E magari non lo sarà davvero. Però è anche vero che se lo sarà o meno, in buona parte, dipende da noi.
merita un sacco. Io ho sempre amato andare in alta montagna, ma l'ultima volta che sono salita a 3000 metri ho sentito la testa che scoppiava e ho capito che non sarei più salita su una cima. Poi però ho scoperto la bellezza della mezza montagna. Ah, gli ultimi anni, quando è il giorno del mio compleanno, penso che è l'ultima volta che ho quell'età e devo godermela tutta, più che mai. L'ultima volta che ho abbracciato mia mamma. Se ne cade più, continuo le combà. Se ne cade più, continuo le combà. Ancora una festa da organizzare, ancora un ballo da imparare. Ancora una persona da incontrare, ancora una mano da stringere. Ancora viaggiare, 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 conoscere. Il viaggio più bello della mia vita, impegnativo, importante, l'ho fatto di recente. L'altro, immaginario, era al 69. Sono arrivata sulla Luna. Ancora e finalmente del tempo per me. Gracias a la vita che mi ha dato tanto e me dos la stando del suo sero perfetto distingo la vita del santo, perfetto distingo e nel cielo alto e la moltitudine e l'ombre che io amo. Gracias a la vida che mi ha dato tanto, mi ha dato la marcia dei miei pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montagna si llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, que me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo el hecho y quebranto. Dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes, el mismo canto, el canto de todos, el mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. Gracias a la vida, gracias a la vida. Thank you.
spesso, sapete cosa vi dico? Amo la mia lentezza. Fermarsi è bello, ci si guarda intorno e ci sono un sacco di cose da vedere e da ridere. Ci potremmo portare una sedia? Perché no? Sedia! Sedia! Così va meglio, no? Meglio. Per esempio, voi del pubblico, siete fantastici. A guardarvi starei tutto il giorno. Ognuno di voi è una storia. Ognuno di noi è una storia. Che bello avere il tempo di poterle ascoltare tutte. La mia è una storia di cambiamento. Tanti fili di colore diverso rappresentano le tante esperienze, le tante emozioni. Questa è la mia trama. Finalmente! Adesso posso leggere e scrivere quello che mi pare. Tutte le chiavi aprono le porte, ma chiuderle alcune è difficile! La mia prima vita è finita con la morte di mio marito, poi ne è cominciata un'altra. Con un viaggio nel deserto dove ho scoperto che si possono fare le cose insieme. E poi la sabbia. La sabbia è come il tempo. Nella clessidra la sabbia scende, poi giri e tutto ricomincia. Sono rimasta da sola, non ero capace di stappare le bottiglie, perché è un lavoro da uomo. E poi ci ho provato e non ci riuscivo. Poi ci ho riprovato ancora, un po' di volte. E adesso mi stappo le bottiglie da sola. Questo amore ha cambiato la mia vita. Mi ha permesso di vedere ciò che non riuscivo a vedere. Ok. Gli altri. Buongiorno. Mi sono guardata allo specchio e ho preso una decisione. Non mi sarei più tinta i capelli. Sì! Io invece a volte sento la mia vita come spuntata, ma poi è tutta questione di temperamattite. Ce l'ho! Oh, grazie! Si cambia una serie di piccoli cedimenti, di mancanze e la necessità di trovare continuamente nuovi assestamenti, nuovi equilibri. Quanti ne abbiamo cercati tra obbedire e trasgredire, tra fedeli e tra liberi, accudire e accudirsi, casa lavoro, famiglia carriera. Ora dobbiamo esercitare l'equilibrio tra accettare le perdite e destare nuove possibilità. È un equilibrio dinamico, mai destinato ad attestarsi in modo definitivo. Scusate, colpa mia. Ehi, giovanotto, cos'è tutto questo chiasso? Ti dai una calmata. Guarda che la nostra età, un attimo che ci venga un colpo. Ehi, adesso non esageriamo, Siamo fragili come dei cristalli di boemia che li guardano. No, ma certe emozioni. Io voglio stare un po' tranquilla. Cioè, tu mi dici che hai chiuso, non provi più, non senti più. Ma insomma, proprio non sentire nulla, no? Ma insomma, questi momenti sono di agitazione. Io ho ancora voglia di terremoti. Di quelli belli, certo. Quelli belli tutta la vita sempre ne abbiamo voglia, Ma per esempio, io ho ancora voglia di innamorarmi. E se non è un terremoto quello? Sì. Ancora? Sì. Di nuovo? Sì, sì, di sì, nuovo. Sì, sì. Per carità. Ma dopo cosa succede? Durerà una settimana, 10 giorni, e poi? E poi chi se ne frega? Intanto durante è tutto con le bollicine, come fare il bagno nello champagne. Oh, il principe azzurro. E vabbè, bevetelo.
Sì, sì, desiderio. Desiderio di correre e di essere rincorsa. Desiderio di ridere. Desiderio di fiato che manca. Desiderio di perdere la strada. Desiderio di non sapere dove vai. Desiderio di lasciarsi trasportare. Io le dico. Qua in gola, dove lo metti? E il desiderio di farsi ancora desiderare. E desiderare? Non cambia. Gli uomini rimangono uomini e le donne rimangono donne. Ce l'ho! Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ci sono, ci sono! Ho capito qualcosa! Ho capito, ho capito! L'ombra da quel balcone. È l'Oriente. E lei è il sole. Lo splendore del suo viso farebbe pallide le stelle, come la luce del giorno, la fiamma d'una torcia. E i suoi occhi, se fossero lassù al posto delle stelle, verserebbero una tal fiamma di luce nel cielo che gli uccelli, credendo finita la notte, comincerebbero a cantare. Mia ragazza, il mio amore, la mia vita. Ma lei non lo sa. Parla e non dice parola. Guarda, come poggia la guancia sulla mano. Ah, se fossi guanto su quella mano per sfiorarle la guancia. Anni di matrimonio, amico mio, lo sai, sono tanti. La polvere cade dappertutto, anche sul cuore. Con mio marito ci guardavamo, ma non ci vedevamo più. E adesso sono qui con te. Altre mani, altre linee sul collo, un altro odore. Mi sento un adolescente di 60 anni. La bocca secca, le mani sudate, l'appetito per il cibo scomparso. Cos'è questa cosa? E siamo arrivati fino a qui. Questa stanza, questo letto, questa abat-jour e la sua luce gentile. Gentile come le nostre parole, le nostre serate, i nostri sguardi. Abbiamo tenuto la giusta distanza. E adesso chi la butta giù, questa maledetta giusta distanza? Vai tu? Vado io? Non più tempo di scatti improvvisi, lenzuola che si arrotolano, spalline che si rompono. Quella abat-jour non cadrà dal comodino. No, quella abat-jour e la sua luce gentile continuerà a illuminare in modo gentile questo nostro nuovo tempo. Un tempo prezioso, ritrovato. Lo cerco nelle tue rughe, nelle nostre facce stropicciate, che si raccontano una vita, senza tanto bisogno di parole. Mi piacciono i tuoi solchi, la tua faccia da indiano saggio. Quel tuo sguardo, anzi, quel tuo secondo sguardo. Quell'attenzione, non sapevo più in quale cassetto l'avevo lasciata. Ho la pelle molto più liscia di un tempo. Non ho più peli,
Sai, gli ormoni possono essere anche dei gentiluomini talvolta. Ridi, rido. Quanto sto ridendo in questi giorni. Abbassiamo lo sguardo tutti e due. Il tempo anche questo ci ha regalato una nuova timidezza. Spero la baciura. Facciamo l'amore. E camminiamo, amore mio. Camminiamo sempre. Dalla postura ancora eretta. Non sono giovane. Prendete bene visione. Rughe, macchie, cedimenti strutturali. Ogni elastico una salsiccia. Però sapete che c'è? Me ne fotto. Mi porto in giro la mia faccia con una certa fierezza. E ammiro la bellezza della gioventù senza invidia e senza troppi rimpianti. Ho sempre avuto l'età che mi serviva avere. Ho avuto 8, 22, 45 anni quando mi serviva averne 8, 22, 45. Adesso, per ragioni che non sto qua a dire, mi serve averne 63. Tutto questo per dire che quando mi dite lei è così giovanile, mi fa l'effetto delle unghie sulla lavagna. Come se riconosceste che non sono ancora da buttare i rifiuti non riciclabili perché conservo una parvenza di giovinezza. Come se il mio valore residuo risiedesse in questa finzione. Come se una persona agente, che tuttavia conserva una certa vitalità, vi provocasse un cortocircuito del giudizio. È viva? Si muove? Ha curiosità? Ha energia? Beh, allora non può che essere giovane. Cioè, giovanile. No, signori, non sono giovane né tantomeno giovanile. Non rincorro il passato, il fantasma della passata giovinezza con botulino, toy boys, minigonne leopardate. Non piango sul passare del tempo. Faccio attività fisica per star bene, perché mi va. Non per sembrare qualcosa. Voglio l'età che mi merito. Giovanili sarete voi. Guardate che per noi è un complimento. Ma no, ma figurati! Ma no, ma sì, fatemi capire. Se noi siamo in giro e vediamo una persona di una certa età che si muove tanto, per noi è... Che cosa dite? Giovanile! Ma non è che ha un cappello bianco, una cosa che avete? Ma sì, ma se vi muovete... Oh! Insomma, siamo delle signore, no? Siamo di rispetto, capelli bianchi. Forse ci hanno fatto vedere troppe volte Biancaneve. Sì. Specchio, specchio delle mie brame! La regina ci va giù pesante quando lo specchio le risponde. E allora uno pensa che lo specchio, quello che ci rimanda, andando avanti nel tempo, ci faccia sempre più paura. No, è così. Non è così. O forse non sempre è così. Ecco.
Forse qualche volta. A me non piace lo specchio. Quando mi ci ritrovo davanti, non mi riconosco. Ma davvero quella faccia lì? Ho quei capelli lì? Quel naso lì? Ma io voglio che la mia faccia sia quello che io sono. La mia faccia deve parlare di me. Deve parlare per me. No, beh, quello meglio di no. Deve rappresentarmi, ecco. Deve essere quello che il mondo pensa di me. Durato 32 anni. Vita.
sfilate di moda, lotte col personale, con le clienti, la concorrenza, viaggiare, guardare, rubare idee, progetti, per stare a galla, lavorare 10 ore al giorno, trascurare marito, figli. Te lo dici, mia cara, io metà tempo ai fornelli, metà alle riunioni sindacali. Sempre di corsa, l'agenda, un orario ferroviario. Impegni, riunioni, sindacali, politici, familiari, tenere tutto insieme e cercare anche del tempo per me. Grandi soddisfazioni, ma grandi fatiche. Io invece ero bravissima a correre e a scappare via dalle cariche della polizia. Brava! E io a casa a aspettare che il mio funzionario di polizia tornasse. Io mi facevo le canne. Alla prima generazione delle signore di Sofia. Brava! Io una canna non me la sono mai sfumata. Io non ero sulle barricate a Parigi. Io, il 2 maggio 68, sono entrata alla Fiat. E di lì in poi, lavoro, carriera, lavoro, lavoro, carriera, lavoro, lavoro, lavoro. Anch'io. Ma mi sentivo un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro. Ma sì. Perché noi oltretutto dovevamo essere carine, ottime mogli, brave mamme, fare i regali di Natale, cucinare bene, dovevamo... Ma insomma, ragazze, ma che diavolo! Tutti questi temi chi ce li ha messi in testa? Non erano anche cose nostre. Abbiamo voluto fare la carriera, abbiamo voluto fare i figli, e io non ho voluto figli. No. Cioè vuoi dire che non hai potuti avere? No, non ne ho voluti. Oh, ma non si dicono queste cose. Ma che strano. È così normale per una donna avere dei figli. Elena? Elena era mia madre. Oh, ma è così carina questa tua figlia. Sarebbe veramente un peccato se non ti facesse tanti bei nipotini. No, io non ne ho voluti di figli, no. Oh, ma sì. No. A 26 anni guardavo le mie amiche con i figli. Erano... Non dormo di notte. Ho il latte, le pappe, i pannolini, la cacca verde, la cacca molle. Oh, il mio lavoro. Il mio lavoro l'ho gettato a mare. Ma cosa ho studiato a fare? Cosa ho studiato a fare? No, grazie. No, grazie. Io sono una figlia del dopoguerra. Mio padre era ufficiale di carriera. Era tornato dall'Africa, reduce dalle terribili battaglie dell'Alamein, e dopo 4 anni di prigionia riportava gravi patologie mentali. Nella mia famiglia la vita era un incubo, era come avere la morte in casa, una guerra psicologica mai finita. Quando avevo 12 anni, mia madre rimasta incinta di mia sorella, la vedevo soffrire, nausea, di stomaco, mesi a letto col pancione per il mal di schiena, insonnia. E mio padre era come inesistente.
poi venivo a scoprire che l'avevo fatta soffrire anch'io per nascere. No, grazie. Poi io non mi lamento, e non ho rimpianti. Beh, non è che sia sempre stata facile, perché comunque sia, la vita non è mai facile. È dura la vita. È dura, sì, la vita. Però con tutti questi schemi prefissati, questi ruoli rigidi, i devo, non mi sono mai piaciuti. Ci sono gli ideali. Nella vita si possono anche perseguire gli ideali. Io, da quando ho compiuto 60 anni, tutte le frasi che cominciano con devi non le voglio neanche più sentire. Cara, questo l'ha detto Meryl Streep. Salve subito! Io ho sostituito i devo con posso e anche con voglio. Però in tutto quello in cui ci vogliamo ancora impegnare, i voglio ti accompagnano a un devo volontario. Ad esempio, io voglio essere per i miei nipoti, e meno male che posso. Ma se dico io accompagno Enrico a scuola domani mattina, io poi devo. Io ho passato la vita comportandomi come un uomo. Responsabilità. Sono rimasta orfana giovane e mi sentivo il peso sulle spalle. Adesso ho cambiato sesso, sono diventata una donna. Un tempo, meglio. Un tempo le responsabilità erano verso gli altri, adesso sono soprattutto verso me stesse, che poi è un atto d'amore verso i nostri familiari, no? Assolutamente. Poi non dobbiamo essere di peso. Ah, quello no, prendersi cura di sé è importante. Per esempio, io mi prendo cura e quante volte mi succede di più adesso che mi dicano che bella di quando avevo 30 anni che ero molto bella. Perché adesso se fai una cosa anche piccola così, giù, un cali di applausi. E se io dico qualche volta, oggi sono andata a correre, tutti quanti mi dicono. Io non guardo più l'orologio, mangio quando voglio. Sì, poi tieni nella gastrite. E che noi siamo molto più sicuri di una volta, abbiamo meno da perdere. E poi, quando si diventa vecchi, si può dire fare quello che si vuole. Non c'è mai lei. La parola vecchia è terribile. Anziano? Mamma!
sempre voi, ma quando è che ci darete un po' di spazio? Il vostro spazio ve lo dovete conquistare e che a voi non me ne frega di niente. Io sarei sempre in piazza al posto vostro. La piazza è morta. Possiamo urlare quanto ci pare, ma nessuno ci ascolta. E che voi siete chiusi nel vostro mondo virtuale e non vi rendete conto che è tutto finto. Voi giovani siete chiusi dietro le vostre cazzate. Ma noi giovani chi? Chi sono i giovani? Com'è possibile a 40 anni essere ancora giovani? Perché non volete crescere. Perché non possiamo crescere. Dove sono le nostre possibilità? Siamo una minoranza, non abbiamo potere economico, forse perché il mondo vero ci ha sbattuti fuori. E allora combattete, avete presente quanto abbiamo combattuto noi? Voi avevate qualcosa per cui combattere, avevate un mondo da costruire e adesso quel mondo ce l'avete distrutto! E figuriamoci, diamo sempre la colpa agli altri, fuggiamo dalle responsabilità. Facciamo le vittime, stiamo nella cuccia. Chiusi nel vostro rumore, nei vostri auricolari e nel vostro poco rispetto. Senti chi parla di rispetto. Sapete tutto voi, dalla torta di mele a come si fa politica. È perché ci siamo già passati. In un altro tempo e con un altro passo. E cosa facciamo? Buttiamo via tutto? No, non sarebbe green. Ricicliamo. Ah! Ma perché non ci ascoltate? Non ci guardate nemmeno? Che so io anche nelle piccole cose, ma è nessuno. Ci lasci il posto a sedere! Si può sempre chiedere! Au! Magari vi offendete! Au! Magari l'ho distratto e non me ne sono accorto! E perché avete sempre la faccia attaccata al telefonino? Magari sto cercando lavoro! O magari sto leggendo Proust! Perché non ci ascoltate? Non ci guardate nemmeno! Siete distratti! Siete autoreferenziali! E voi non avete ancora capito come si fanno le rotonde! E comunque voi andate come dei pazzi! Non avete pazienza, per voi tutto è bianco e nero! Veramente quando eravamo giovani anche per noi tutto era bianco e nero! E comunque non avete pazienza! Può darsi! E come con il computer! Hai preso foglio, carta, hai inforcato gli occhiali, hai già il dito pronto per schiacciare sul tasto! Boh, tutto fatto, tutto risolto e non hai capito niente! Per quello è fatta la tecnologia, per andare veloci! E poi potremo avere una cosa noi, una in cui siamo più bravi di voi, una che non avete ancora fatto! Forse dovremmo guardarci di più. Vicenda. Oh, bella! No, poi... Wow, no. Wow, boom, giù. No. Siamo lì. Ci fanno male, ci fanno prendere una storta, oppure non ci piacciono per niente. Ma se
se la nostra scarpiera, per grande o piccola che sia, è sempre piena. E se noi avremo sempre voglia di provarle, allora forse, e dico forse, sarebbe un po' più facile per tutti. Insieme. Che parola magica! Insieme. Forse è un'utopia. In ogni senso, in ogni campo, in ogni età, è difficile stare insieme. Perché, diciamocela tutta, lei, l'altra, c'è sempre. La solitudine! Vuoto, vento freddo dietro la schiena e silenzio.
riparo dalla tempesta e non più alberi che mi assomigliano. Sola con te stessa non ti sentirai sola, né sola in mezzo agli altri se non avrai nulla da condividere. Eppure in quello natura, in quel bosco, ci sono degli squarci di cielo, sì. Mi mancherà il mio mondo, mi mancherà, ma respirerò, respirerò ancora e ancora. E ancora, e camminerò, sì, sotto i piedi nuovi germogli, nuove radici, nuovi profumi che non avevo mai sentito prima. Guarda, guarda, quella foglia forse un po' mi assomiglia. Sì, il colore forse è diverso, è un po' più piccolo, sì, forse, però la forma, ecco. Respirare. Ascoltare il silenzio, sperimentare. Nel silenzio troverai armonia, forza, equilibrio. Ti guarderai in faccia, ti riconoscerai e ti accetterai. La tua solitudine nutrirà i tuoi incontri e i tuoi legami scalderanno la tua solitudine. Imparerai a tenerti compagnia e non ti risulterai mai nell'erba. La solitudine è come una lente di ingrandimento. Se sei solo e stai bene, stai benissimo. Se sei solo e stai male, stai malissimo. E quindi noi come stiamo? Noi di questo terzo tempo, noi terzotempiste, che cosa vogliamo? Da questa vita che dura. Io ho imparato che cosa vorrei che un giorno ci fosse dentro e cosa no. Non solo sorellanze, abbracci, nipotini, fiori in boccio, gattini, ma coraggio, vitalità, tenere duro, seguire il cambiamento. Fare il cambio di guardaroba e buttare. Smettere le gonne larghe, mettere le gonne strette, smettere le gonne strette, mettere le gonne larghe, mettere la crema antirughe, smettere la camigliera, che dolore le caviglie. Non siamo involucro, perché si sa, l'involucro non corrisponde all'interno. Abbiamo imparato a essere forti e vincenti. Poi abbiamo imparato che sono tutte cazzate. Abbiamo accettato la paura, non è più disonore. La vediamo negli altri e possiamo condividerla. Cominciamo a vestirci al mattino, a metterci gli orecchini e così via. La vita dura fuori, gocciola fuori e bagna chi arriva dopo. Ce la farete? Se ce l'abbiamo fatta noi, ce la faremo tutti. Arriveremo a morire da vivi, che forse è la cosa più importante. E non ci arrendiamo, e viviamo, e lo facciamo alle nostre condizioni, a modo nostro, senza sapere come, ma lo facciamo lo stesso. È dura la vita. E passa e va da me a te a lei e ci spaventa, ci scalda, ci ama e ci trascina via. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Io non sono polvere sui mobili. Io non voglio pantofole e vestaglie per il mio compleanno. Io non sono potere. Io non voglio dimenticare le mie promesse. Io non sono angoscia. Io non voglio la vostra commiserazione. Io non sono definita. Sono in formazione permanente. Io non voglio smettere di pensare, ragionare, annusare. Io non sono piccola. Io non voglio dire sempre sì. Io non sono diversamente abile. Io non voglio finire di desiderare, di rischiare, di cambiare. Io non sono un vasetto di yogurt scaduto.
Io non voglio perdere il mio senso dell'umorismo. Io non sono né giovane né vecchia. Io sono io. Io non voglio fermarmi. Io non voglio dire tanto ormai, perché nulla è definitivo. Thank you.
Buonasera a tutti, io sono Sara Cariola della circoscrizione 4 e ho avuto con la Fondazione TPE l'onore e l'onere di immaginare il dibattito di questa sera a seguito di questo bellissimo spettacolo di queste donne meravigliose che con una leggerezza incredibile hanno toccato tantissimi temi molto delicati e che richiederebbero degli approfondimenti infiniti, ma noi con la stessa leggerezza con cui queste donne hanno affrontato questo spettacolo teatrale proveremo ad affrontare alcuni di questi temi senza dilungarci troppo. Noi abbiamo, intanto mi scuso se siamo arrivati un pochino tardi, eravamo al circolo dei lettori con Lidia Ravera per presentare Terzo Tempo, il suo ultimo libro. Lidia Ravera, la conoscerete tutti, è una scrittrice ormai famosissima. Chi in sala non ha letto un libro di Lidia Ravera e si è immaginata un po' nelle donne che lei descrive nei suoi romanzi. Terzo Tempo è un tema che è stato anche affrontato questa sera, Terzo Tempo si è citato, e partirei da te, se sei d'accordo, per chiederti un po' in cosa il tuo Terzo Tempo si avvicina al Terzo Tempo che queste signore ci hanno raccontato questa sera e quali sono, si è parlato di desideri all'interno dello spettacolo, i desideri che spingono la protagonista del tuo romanzo, Costanza, a rimettersi in gioco a un'età che alcuni dicono essere ormai un'età in cui i desideri sono finiti, invece non è vero, per la nostra protagonista i desideri sono appena all'inizio del loro percorso. Quindi questo Terzo Tempo che hai visto questa sera, cosa vede di comunanza con il Terzo Tempo della tua protagonista? Tanto mi è piaciuto moltissimo quando uno ha detto noi terzotempiste. Credo che lo ruberò subito e le prossime 350 presentazioni che farò userò sicuramente terzotempiste. Innanzitutto, bellissimo spettacolo. Mi sono ritrovata dappertutto, soprattutto nell'impudicizia. Cioè questo fatto che uno lo dice dopo aver passato decenni a muoverci rasenti i muri facendo finta di avere 6 mesi di meno, questo coming out collettivo mi sembra più significativo di quello del sexual harassment, devo dire. E questo sì è una vera prendere la parola, perché vedete, alle donne non è concesso invecchiare, agli uomini sì, e allora loro invecchiano meglio, spendono meno, non hanno questi sorrisi fissi e queste bocche a canotto che francamente sono disdicevoli. Perché loro invecchiano meglio? Perché il nostro sguardo è uno sguardo più intelligente, noi non gli pigliamo le misure, noi non guardiamo se sono freschi o appassiti, noi guardiamo se sono intelligenti, se sono spiritosi, magari anche se sono ben posizionati nel mondo, ma è democrazia. Perché uno può sempre, per conquistare la donna della sua vita, cercare di posizionarsi sempre meglio. Invecchiando si migliora. La cosa che non migliora è la pelle, è la freschezza. Ma cosa siamo noi? Insalate? Se noi siamo persone, non ce ne frega di essere fresche. E anche noi, col tempo, come gli uomini, diventiamo più affascinanti. Mia figlia, che ha 35 anni, si è sposata 4-5 anni fa con un uomo che ha 4 anni più di me. La cosa buffa è che è proprio innamorata. Lui non è potente, non le ha spianato la strada, non è ricco, ha 4 figli, 5 nipotini, per cui non è che uno dice vabbè va con Berlusconi perché poi la mette in Parlamento. No, non è quella cosa lì. È proprio innamorata. Allora io, riflettendo su questo dopo un primo attimo di sconcerto, ho detto, ma vedi che loro hanno diritto a invecchiare, loro continuano a stare nel mercato del desiderio e della seduzione invecchiando e noi no. E ho capito che un paese non si può dire libero e una parità non si può dire raggiunta finché loro saranno persone e noi insalate.
Allora, io sono proprio un'appassionata della vecchiaia, infatti questa sera ho goduto moltissimo, perché tanto bellissimo dire giovanile ci sarai, sono assolutamente d'accordo. Un'altra frase che mi fa impazzire è non li dimostri, come se fossero un teorema. Non dirlo, sono vecchia, non dirlo, ma perché ho fatto qualcosa di male? Cioè il fatto che i miei genitori si siano accoppiati più presto e i tuoi più tardi fa te essere migliore di me? Non credo. Vedete, giovani lo si è più o meno tutti nello stesso modo. Vecchi se si campa abbastanza, perché invecchiare è un privilegio, una fortuna. Vecchi se si campa abbastanza lo si diventa, ognuno a modo suo. Ognuno a modo suo. La vecchiaia te la guadagni, te la conquisti, te la costruisci. La durata della vita, la qualità, continuare a crescere, a migliorare, anche a inventarsi cose, è un'avventura meramente individuale, è il trionfo dell'avventura individuale. Invecchiare bene è una forma d'arte, è proprio un artigianato perfetto. E invecchiare bene non è facile, perché siamo circondati da stereotipi, da cliché. Questa sera ne hanno impallinati un tot e quindi è un'opera di bene, dovrebbe andare in giro nelle scuole questo spettacolo, perché quello che frega noi sono gli stereotipi, sono i cliché. Allora io, per abbattere i cliché, uso la scrittura. Ho scritto 3 romanzi sull'invecchiare: Piangi pure, Gli scaduti e adesso questo terzo tempo, che mi sta dando un sacco di soddisfazioni perché vado in giro a fare comizi. Non faccio presentazioni di questo libro, che peraltro se lo comprano lo stesso perché le riguarda, li riguarda, e quindi lo comprano, perché uno compra i libri che ti servono, non quelli così tanto per comprare un libro. Quindi non faccio presentazioni di tipo, per così dire, commerciale, adesso ti metto la voglia di leggerlo, no, faccio comizi spudorati, perché io credo che sia un grande tema politico e credo che la politica sia proprio indietro su questo, perché se si prolunga la vita media e aumenta, lo scopriamo, perché l'unica cosa che fanno è alzare l'età della pensione, cioè l'unico intervento che fanno per il terzo tempo, che si allunga sempre di più, per il quarto tempo, loro fanno sì che tu cerchi di andare in pensione con un piede nella fossa, no? L'unica iniziativa è quella lì, però non tematizzano questa prima volta mondiale che è crescita zero coniugata all'aumento dell'età, dell'aspettativa di vita. Siamo il 23% della popolazione italiana, siamo tanti, non siamo una nicchia. E poi, come intelligentemente si accennava nello spettacolo di questa sera, siamo anche quelli che hanno fatto alcune lotte da giovani, nel femminismo, nei movimenti studenteschi, nei movimenti di massa. Quindi siamo abituati a non subire le cose. E pensate che subiremo lo scacco di una vecchiaia il cui copione è stato scritto da altri e infarcito di cliché, di stereotipi negativi? No, io penso che se ne vedranno delle belle nei prossimi 30 anni. Questi sono soltanto i primi vagiti di un movimento che secondo me crescerà a dismisura e tra l'altro spazzerà via il conflitto generazionale strisciante, non agito, che cerca di mettere noi contro i nostri figli, usando il fatto che loro sono precari e che noi, ci dispiace, ma non siamo ancora cariatidi. E ci dispiace molto, ma stiamo piuttosto bene, siamo piuttosto brillanti, piuttosto intelligenti, siamo l'ultima generazione formata sui libri, abbiamo fatto anche tante lotte, abbiamo passato la prima adolescenza a discutere nelle riunioni, non ci ha portato da nessuna parte, però abbiamo delle capacità dialettiche superiori e continuiamo ad averle, fino a quando non ci va il pappa al cervello, continuiamo ad averle. E quindi io credo che incomincerà una grande rivoluzione grigia, grigio perla, grigia con mesh perché non si veda la ricrescita, insomma ciascuno ha il grigio che preferisce, il mio è biondo ma è profondamente grigio, e si vedrà questa grande rivoluzione. Ci divertiremo un sacco, perché le rivoluzioni, lo dico ai più giovani che vedo annidati da qualche parte in questa platea, le rivoluzioni sono molto divertenti, è molto più divertente reagire che subire, è molto più divertente combattere che accettare, e in più è un grande collante generazionale, per cui si ricreeranno i piccoli gruppi, noi donne ci troveremo insieme per
preparare un'opportuna strategia di rilancio boomerang di ogni cliché che ci arriva addosso e ci porteremo la nostra età con orgoglio. Vorrei fare già l'anno prossimo, magari per l'8 marzo, così non mi sfiniscono con l'8 marzo, una bella manifestazione di Old Women Pride, un coming out collettivo e rispediamogli dal mittente i loro sorrisini di sufficienza. Grazie moltissimo Lidia. Lo spettacolo che avete visto questa sera è parte di un percorso, di un progetto molto, molto più complesso che il club che ha organizzato e coordinato le signore di questa sera porta avanti da diverso tempo. L'associazione nasce nel 2012. Lascerei raccontare dalla voce direttamente delle Bloomers Club qual è il percorso, il progetto che ha portato allo spettacolo di questa sera, e lo farei raccontare direttamente a te. E, come dire, qual è, chiedo poi anche a te, se visto che hai il libro di Lidia, questo terzo tempo, come per la vostra generazione può essere declinato come un nuovo per l'inizio di un nuovo percorso, quello che dicevo della protagonista di questo romanzo, l'inizio, cioè questo momento della vita come un inizio, un nuovo inizio, che è una cosa trovo veramente molto bella, che considerando la mia giovane età vedo lontanissima, e quindi provo profonda ammirazione per voi che siete ancora vogliose di mettervi in gioco. È una cosa bellissima e vi chiedo quali sono le motivazioni che vi spingono a essere così ancora vogliose di fare cose. Grazie, non solo un inizio ma anche un ricongiungimento. Allora, io sono Patrizia Varetto, parlo a nome delle Bloomers Club. Si tratta di un'associazione che è nata circa 5 anni fa, che raccoglie 200 socie e che tra i suoi obiettivi principali si pone quello di osservare, studiare, affrontare il tema della percezione dell'invecchiamento declinato al femminile. Con la collaborazione, devo dire, molto feconda delle biblioteche civiche torinesi e del Social Theater Center dell'Università di Torino, e grazie, devo dire, questa sera caldamente anche al contributo della Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRT, abbiamo dato vita al progetto Sopra 60. Partendo da un interrogativo di fondo, che è quello a cui ha accennato poco fa Lidia, e cioè: che cosa ne è della generazione di uomini e donne nati negli anni 50, i cosiddetti baby boomers, che sono stati protagonisti di grandissimi cambiamenti negli stili di vita, la generazione del femminismo, la generazione della ricerca della parità dei ruoli, ma anche, non dimentichiamocelo, la generazione di consumatori compulsivi spinti dal boom economico. Come vive l'invecchiamento questa generazione di combattenti e di protagonisti in un contesto sociale in cui la vecchiaia non è più un valore ma un peso? Domande importanti. Le ricerche di mercato ci dicono che gli over 60 sono mediamente soddisfatti, in discreta salute, tutto sommato, lo sappiamo, sono la generazione più solida. Ma le ricerche di mercato non sono in grado di rispondere a quelle domande intime e profonde che non possono essere liquidate con un sì, no, abbastanza, poco, molto. Le questioni che interessano a noi sono altre, e per sintetizzare qui, perché non è questa la sede di approfondire, direi che la madre di tutte le questioni è una: il senso e il significato della propria vita, una questione che diventa estremamente urgente, soprattutto
soprattutto nella vecchiaia. Perché dare senso e significato alla propria vita significa dare valore al proprio passato, significa dare valore al proprio futuro, e non esclusivamente nell'interesse nostro, ma anche e soprattutto nell'interesse delle nuove generazioni, nei confronti delle quali abbiamo il diritto di porci come dei modelli costruttivi e positivi. Per questo noi nel nostro progetto abbiamo scelto uno slogan che in qualche modo Lidia ha anticipato. Invecchiare bene è un'arte e anche una strategia, e cercare anche in quelle vite apparentemente ordinarie un significato, perché in tutte le vite, anche nelle più semplici, c'è un profondo significato, ed è questo significato che ci consente di essere dei modelli costruttivi per le generazioni che seguono. Concludo, perché non voglio rubare tempo alle altre persone, né tantomeno a Lidia, elencando brevemente quelle che sono state le attività di Sopra 60 in questo anno e mezzo. Abbiamo creato una biblioteca ideale costituita da libri di saggistica e narrativa e di film. Abbiamo selezionato centinaia di titoli, li abbiamo letti, li abbiamo recensiti e abbiamo costruito questa biblioteca con l'obiettivo di creare dibattito intorno ai temi, e abbiamo scelto anche dei tagli non usuali. La vecchiaia non è correre nei parchi, la vecchiaia non è fare viaggi fuori stagione, eccetera eccetera. La vecchiaia è qualcos'altro di estremamente più complesso e di estremamente interessante. Abbiamo organizzato un ciclo di conferenze a tema. Abbiamo fatto una cosa molto bella, anche l'Over Pride l'abbiamo fatto, Lidia, dove sono emersi alcuni dei talenti incredibili che abbiamo visto stasera. Momenti festivi che sono stati anche dei momenti di incontro intergenerazionali. Abbiamo fatto un gruppo di lettura su un libro fondamentale che è La forza del carattere di James Hillman, che consiglio a tutti la lettura, un libro difficile ma che si può leggere anche per brani, diciamo, separati. Ogni capitolo contiene delle straordinarie suggestioni, suggerimenti, verità. E infine abbiamo creato questo laboratorio che dura dal febbraio scorso e il cui esito è stato lo spettacolo che avete visto questa sera. Concludo, ripeto, non voglio rubare altro tempo, ma non posso non ringraziare con tutto il cuore le fondazioni bancarie che hanno dato un sostegno economico a questo progetto, ma il mio cuore in questo momento va a tutte le donne che hanno accettato di mettersi in gioco in questo modo, che hanno condiviso il progetto e che io sono convinta questa sera vi hanno almeno un poco emozionato. Grazie. Di questa sera, lo spettacolo di questa sera è stato curato dalle Bloomers insieme al Social Community Theatre Center, e chiederei anche a chi ha curato questo percorso di raccontarci com'è stata l'esperienza con queste signore che hanno appunto interpretato in maniera lieve dei ruoli non facili, e quale è stato un po' il leitmotiv che vi ha fatto lavorare insieme nella produzione di questo spettacolo, questo laboratorio di fatto teatrale. Grazie, io sono Alessandra Rossiglione, dirigo con il Social Community Theatre Center dell'Università di Torino, ma le artefici da parte del SCT Center di questo progetto sono, come avete visto, la regista Esther Ruggero e Silvia Cerrone, che vorrei invitare qui entrambe un attimo. Prima di
lasciare rispondere loro a questa domanda, perché sono le persone che direttamente hanno lavorato nel progetto, insieme anche a Veronica e ad altri collaboratori. Solo volevo raccontarvi un po' il senso di questo teatro. Siamo in un teatro che fa una stagione molto bella, dove si possono vedere molti spettacoli interessanti di produzioni teatrali che hanno come fine quello di realizzare il teatro con professionisti. Questo è un teatro fatto da professionisti con cittadini e con persone comuni, si chiama Teatro Sociale di Comunità. È un teatro che riesce a portare verità, bellezza, esperienza umana con persone che non fanno questo di mestiere, anche se guidate da persone che lo sanno fare di mestiere. Perché? Che senso ha questo teatro oggi? Io credo che oggi l'abbiamo sentito tutti. C'è un'emozione che è lo stare davanti al tabù, alle sfide, alle vite che sentiamo fuori dai teatri. Ecco, quello in teatro noi sentiamo l'emozione che la vita ci attraversa fuori dal teatro, questo è molto potente. È potente perché ci fa fare un'esperienza come nell'antica Grecia, no? In cui a teatro si andava e si sentiva che questo ci riguarda tutti i giorni. E quello che accade lì, quello che sentiamo è portato con una verità che devo dire questa sera era straordinaria. E erano bravi molto gli attori professionisti, conosco Federica da molto tempo, ma queste attrici non professioniste erano veramente straordinarie. Ed erano straordinarie forse proprio in virtù della vecchiaia, perché la parola si può dire se non nasconde altro, se non nasconde un pregiudizio. Erano straordinarie perché non c'era nulla da perdere, c'era tutto da guadagnare, c'era stare tra una possibilità e una perdita che non riguarda in realtà solo la vecchiaia, riguarda la vita. Ecco, io quello che ho sentito stasera è che quello che abbiamo visto non è solo degli over 60, è di tutti noi, è di me che ho 51 anni, è di lei che ne ha di altri, e che riguarda tutti, perché tutti siamo sempre lì tra la possibilità e la perdita. E quando lo vediamo a teatro fatto da persone che non hanno paura, beh, questo ci tocca profondamente e può succedere quello che il teatro può fare davvero, cioè aiutarci a trasformarci, a cogliere l'opportunità di vivere, perché come diceva Brecht, l'arte più grande di tutti è l'arte di vivere. Così, mi siedo che sono stanca morta. Allora, in realtà aggiungeremmo semplicemente una piccola declinazione nello specifico. Appunto, abbiamo lavorato in setting di workshop, di laboratorio teatrale, e mi preme dirlo, con Federica Tripodi, che è l'attrice professionista che avete visto stasera in scena, e abbiamo fatto questo lungo percorso, lei soprattutto, e c'è stata una vera trasformazione, perché questo gruppo è nato senza essere una vera comunità, se non forse con un dato comune che era una quasi omogeneità anagrafica. E quindi lavorando insieme poco per volta, prendendo, poi se qualcuno ha da contraddire lo dico pure, delle presenti, che la compagnia è presente, con fatica, con difficoltà, perché poi mettersi in gioco, raccontare di se stessi, tante teste, tanti spessori grandi, è stato infinitamente interessante, infinitamente ricco, infinitamente vivificante, usiamo bene questo termine. E infatti, come se qualcuno è capitato di leggere il programma di sala, questa è veramente una drammaturgia collettiva, perché tutti indistintamente ci hanno messo del loro. Le parole che avete sentito stasera avrete forse riconosciuto qualche citazione, qualche cosa, ma per la maggior parte sono parole nostre, loro,
E quindi questo secondo me è una cosa molto bella, perché poteva essere un'alternativa a raccontare tutto questo con parole di altri, e invece siamo riusciti a raccogliere e mettere insieme questo racconto, che non è certo esaustivo, che però secondo me è importante. Non so, io stasera ero molto emozionata, ma vabbè. Complesso, è difficile, poi mica da ridere, poi tu sei piccola, ma e questo è. E Silvia è stata veramente il nostro, come dire, il nostro lanternino nei momenti di difficoltà, la nostra guida che ha tenuto insieme tutto, per cui credo che veramente senza di lei sarebbe stata dura. E quindi intanto la ringrazio pubblicamente e niente. Non direi altro. Aggiungo una piccola cosa, come diceva Esther, in realtà io con Patrizia e altre colleghe abbiamo lavorato un po' dietro le quinte e quindi non sono stata parte attiva del percorso, però volevo aggiungere questo a partire un po' da me e dal fatto che ho 30 anni e questo lavoro e questo percorso è stato davvero un percorso di vita per me, perché di fatto io non mi ero mai soffermata più di tanto a pensare a questo momento e l'arrivare di questo progetto proprio me l'ha piazzato lì, no? E mi ha portato anche tutta una serie di domande e di paure. E quindi a un certo punto, così, ho iniziato a leggere, un anno e mezzo fa più o meno, quando ci siamo incontrate e conosciute, ho iniziato a leggere e a sentire proprio che avevo sete di capire, di comprendere. E penso che sia un po' quello che avete provato voi questa sera. Cioè, io quello che so è che questo percorso per me non è finito. E quello che mi porto via da questa sera, come dal progetto, è una serie di domande, no? Ma quelle domande curiose, quelle domande che chiamerei un po' dense, no? Che ti accompagnano. E grazie. Grazie. Lo spettacolo di oggi cade in una giornata che non è una giornata casuale. Oggi, immagino come tutti saprete, è il 25 novembre, giornata che è stata individuata come giornata internazionale contro la violenza alle donne. Motivo per cui oggi in sala abbiamo invitato anche Se non ora quando, che tutti voi conoscerete, ma vi farò raccontare quali sono le campagne che l'associazione porta avanti. È una giornata non casuale proprio perché questo è uno spettacolo di donne per le donne, ma moltissime sono le questioni che sono ancora aperte ad oggi su tutto quello che è l'universo femminile, per cui è vero, lo spettacolo di oggi era molto leggero e delicato nel toccare alcune sensibilità, ma purtroppo quotidianamente assistiamo invece a sensibilità che sono di tutt'altro tipo e genere, per cui chiederei all'associazione Se non ora quanto di raccontarci a che punto siamo su tutto il tema della violenza di genere. Grazie. Allora, innanzitutto porto i saluti di Laura Onofri, che è la responsabile piemontese e la presidente di Se non ora quando, che è stata chiamata insieme praticamente a quasi tutto il comitato piemontese dalla Boldrini, perché voi sapete che oggi il Parlamento è stato riempito per volontà della Boldrini solo da donne e quindi sono andate tutte in massa. Io sono rimasta qua per un altro impegno personale, molto volentieri ho accettato l'invito a partecipare a questo dibattito. Allora, Se non ora quando, voi sapete che è un'associazione che si occupa a livello culturale di diffondere una cultura di parità di genere, per cui ha una serie di progetti come Generazioni, come Potere alla Parola, dove con una diffusione nelle scuole, al Salone del Libro, con una serie di azioni anche filmati, vengono sottolineate le difficoltà
che le parole danno rispetto a una cultura sessista, cioè l'individuazione del linguaggio come modalità discriminatoria. Allora è una lotta contro e una messa in atto di azioni per parificare il linguaggio in qualche modo, dall'infanzia, ecco. Ma quello che mi veniva anche da aggiungere, anche rispetto alla mia professionalità personale, è che questo spettacolo di questa sera, che in realtà non aveva di per sé la violenza, ma c'era una violenza intrinseca in qualche modo, era la violenza della crisi di passaggio, perché se vogliamo i 60 anni, l'inizio di un terzo tempo, poi magari gli do presto la parola a Lidia che riprende questo discorso, ma comunque questa crisi provoca sicuramente un momento di rottura, e come sappiamo tutte le crisi, ci dicono gli psicologi, abbiamo citato Ilman, ho sentito prima, ma anche altri più specificatamente magari di matrice freudiana, ci raccontano che le crisi possono essere foriere di cambiamento nella misura in cui, e di opportunità. Allora, abbiamo visto l'opportunità di riconoscerci in una dimensione ancora creativa, inizia con il domani, che cosa facciamo domani, che cosa possiamo fare se diamo un senso alla nostra vita e se magari ripercorriamo il passato come fosse una terza, una quarta adolescenza in qualche modo, no? Allora la lotta con i giovani è la lotta per mantenere le proprie specificità dando qualche cosa come il nostro dovere rispetto alla generazione che ci segue, però tutto sommato è una lotta di entrambi per avere entrambi un posto e un senso nella nostra esistenza, riconoscere a entrambi un senso di cambiamento. Allora abbiamo sentito al circolo dei lettori quante potenzialità questo libro può raccontare, e mi faceva piacere continuare il discorso con Lidia. Ma io non è che adesso voglio fare quello che mette il piede in mezzo alla porta, va a teatro, poi si mette a parlare del suo libro, non mi pare carino. Mi sembra però che il tema di questo spettacolo, come del mio romanzo Il Terzo Tempo, non sia la vecchiaia, ma sia la condizione umana, l'accettazione del limite, l'accettazione del fatto che la vita è come un viaggio e ogni età è un paese straniero e quindi ha i suoi usi e costumi, ha la sua lingua diversa, ha i suoi rituali diversi. Appena arrivi in un paese nuovo, nei primi tempi sei un po' smarrito, ma è proprio per smarrirsi che si viaggia, se no si può restare a casa. Allora il mio romanzo ha una dedica in prima pagina, che non è come in genere nei romanzi, a mia moglie, forse perché ho un marito, a mia moglie senza le cui torte di mele non avrei mai potuto scrivere questo capolavoro. Il mio romanzo è dedicato, stampato, a tutte le donne megalomane e a tutti gli uomini che hanno paura di invecchiare, come è naturale, ma anche voglia, anche curiosità, alle più coraggiose, ai più originali. Quindi prendo la parte migliore dell'umanità e gli dedico questo romanzo, perché quelli che hanno curiosità e voglia di andare a vedere come va a finire sono le persone migliori, o almeno le più ricettive, sono le stesse persone appunto che si sono messe in gioco stasera, peraltro molto graziosamente, perché poi c'era anche una certa bellezza, una certa grazia, una certa armonia, perché la vecchiaia a me anziano non piace, io preferisco vecchia in quanto non sono nuova, ma mi rifiuto di pensare che vecchia sia uguale a rincoglionita, questo sì, mi rifiuto fino in fondo, però vecchia lo sono. Ma quello che ho scoperto diventandolo, dopo averne avuto paura fin dall'età pediatrica, quello che ho scoperto diventando vecchia è che la vecchiaia è una parte della vita. Era l'ultima cosa che mi aspettavo. Io pensavo di cadere in un buco nero,
di essere catturata da una voragine e di diventare altro da me. Invece sono sempre la cara vecchia me stessa, con i suoi pregi e i suoi difetti. Allora, sono diventata molto furba, per cui patteggio con i difetti e li smusso, e esalto i pregi, cioè io scrivo bene. Perché scrivo bene? Sono nata così. È come l'orecchio assoluto in musica. Parlo anche bene, sentite come parlo bene? Allora scrivo e parlo, scrivo e parlo, scrivo e parlo, e sculetto col cervello. Consigliandovi la lettura di questo bellissimo libro, perché lei dice che si rivolge nella dedica alle persone coraggiose, a quelle originali, ma in realtà sì. Quelli che non sono originali sono quelli che si mettono con la compagna di scuola della figlia, pensando di riconquistarsi la giovinezza così. Cosa molto bella che è rivolta a tutti e che io mi sono segnata, e cioè la vita è un romanzo di formazione che non finisce mai. Grazie. Allora, farei ancora una domanda a Lidia. Lei è anche, oltre ad essere una scrittrice, assessora alla cultura e alle politiche giovanili nella regione Lazio con Zingaretti. Una domanda che riguarda in parte anche una parte dello spettacolo che abbiamo visto, quando quel simpatico sketch tra il giovane e le signore sul non ci ascoltiamo abbastanza e quindi non troviamo dei punti di incontro. Noi della mia generazione ci sentiamo spesso dire dalle signore della generazione che ci ha preceduto e che ha visto impegnate in prima persona su tutti i temi dei diritti civili praticamente tutta la vostra generazione, di non essere a volte abbastanza coraggiose o di non fare abbastanza rispetto a quello che avete fatto voi. Vi chiedo un piccolo, diciamo, decalogo per la sopravvivenza della nostra generazione a arrivare con la stessa lucidità e la stessa voglia che voi avete nel vostro terzo tempo. Cioè, io immagino anche chi ha un po' la mia età vede questo terzo tempo lontanissimo. Un consiglio su come arrivarci in salute al nostro terzo tempo, perché noi siamo la prima generazione che si sa sta peggio dei genitori sotto molteplici punti di vista. Io sto per diventare madre e mia madre lavorerà ancora 10 anni, per cui non avrò quella rete familiare che normalmente invece le generazioni prima di noi hanno avuto. Poi finito di lavorare avrà voglia di farsi i fatti suoi. Se ci arrivo. Un piccolo consiglio, diciamo. Guarda, purtroppo per voi più che piccoli consigli è che dovete proprio rovesciare il tavolo, perché voi avete delle giovinezze, se mi passate il termine, di merda. Siete messi molto peggio di come eravamo messi, non dico la vostra età, che so cos'hai tu, 28, 30, 30, 30, cioè, pubblicato 5 libri, fatto 2 figli, cioè eravamo grandi molto prima, via di casa a 18 anni, a 19 già ti mantenevi, però non è perché eravamo meglio, è perché la società non era la morta gora che è adesso, c'era più dinamica, c'era più spazio, o forse avere studiato poco e fatto molta politica da piccoli ci aveva portati ad avere una certa muscolatura aggressiva che non vedo nelle generazioni seguenti, che io non incolpo, perché penso veramente che la crisi della politica, che non è soltanto la crisi dei partiti, è proprio la crisi di un linguaggio, una crisi generale. È vero, come diceva Hillman, come diceva Freud, non solo, che le crisi sono anche opportunità per il cambiamento, nel senso che se non schiatti nuoti. Però adesso è veramente difficile la situazione, è difficile economicamente, è difficile politicamente, è difficile filosoficamente, nessuno ha riscritto i codici. Allora le generazioni non sono una contro l'altra, perché non è vero che siccome noi non moriamo più a tempo, debito,
cioè moriamo un po' quando ci pare, non è che proprio a 60 anni un minuto e uno sta, fa sta cortesia al mondo di levarsi dai piedi abbassando i costi delle pensioni, possibilmente morire tutti e due insieme perché poi c'è la pensione di reversibilità, quindi è meglio morire entrambi. Allora, noi questa cortesia non intendiamo farla perché vivere ci piace moltissimo, a me proprio, io sono un'appassionata, voglio vivere fino a 120 anni e godermi fino all'ultimo secondo, ma il problema non è quello, perché non è che muore un vecchio e piglia lavoro un giovane. Quando voi avrete la mia età ci saranno gli androidi che fanno tutto, tutto, tutto ciò che non è creativo. Per questo io che faccio l'assessore alla cultura e alle politiche giovanili ho trasformato le politiche giovanili, che era un titolo che non mi significava niente, in politiche della creatività e ho finanziato i creativi under 35, perché la creatività è l'unica cosa insostituibile. Partire dal proprio dolore e trovare dal particolare all'universale, aprire giochi di relazione, sconfiggere la solitudine, d'azione di senso per tutti, cioè sono delle cose molto sofisticate, ma sono le uniche che non verranno sostituite. Tutto il resto del lavoro sta per cadere, sarà inutile, quindi il lavoro ce ne sarà sempre meno. Si salverà lei che fa teatro, perché non lo faranno gli androidi il teatro. O comunque bisogna mettergli un file in bocca, e chi lo scrive quel file? Allora quello lavorerà, ma sarà poco, e si lavorerà molto poco. Allora bisognerà imparare a oziare, essere capaci di oziare, che non è facile. Leggere, scrivere, pensare, guardare, imparare a guardare, giocare. Dobbiamo veramente ricominciare da capo. Per noi non è tanto un problema perché a quel punto moriremo veramente, ma voi sarete delle graziosissime sessantenni, perché quando avrete 60 anni voi sarà come averne 40 adesso. Io perdo sempre un decennio. Quando io sono arrivata a 60 hanno cominciato a dire che le cinquantenni erano molto belle, che in fondo si potevano ancora fare. Quindi quando ne avrò 70 verranno rivalutati 60, quindi quando voi avrete 60 anni sarete come delle 35enni carine, senza niente da fare dal mattino alla sera, sarà durissima. Quindi ribellatevi, prendete possesso delle vostre vite, non demandate più niente. Noi saremo al vostro fianco, ma è chiaro che non tocca più a noi. Noi adesso abbiamo davanti quel compito individuale di rivoluzionare il nostro ego in modo da imparare a invecchiare come si deve, lavorare sul nostro narcisismo, che non si tratta di eliminarlo, si tratta di spostarlo, di rimodellarlo, per non essere perdenti. Se il nostro narcisismo continua a essere quello che ci fiscano dentro per strada, è perso. Proviamo qualcos'altro, abbiamo tante frecce al nostro arco, ma noi adesso siamo sintonizzati giustamente per sorpassati i limiti d'età sulla rivoluzione individuale dell'essere delle persone splendide, degli esempi di longevità mentale, di fioritura perpetua. Voi dovete cambiare il mondo, tocca a voi, siete già anche un pochino in ritardo perché noi ci si era cominciato a 15 anni, però sbrigatevi e ce lo dovete in qualche modo, perché non è vero che il mondo come è diventato ve l'abbiamo consegnato noi, è andato a ramengo da solo, quindi adesso tocca a voi e non cercate scuse. Volevo ancora aggiungere una cosa che mi sembra molto importante, che anche lo spettacolo mi sembra che abbia sottolineato, che è la dimensione gruppale. Il senso che l'individuo da solo effettivamente è una forza limitata, il gruppo non è la somma delle parti, è molto di più, quindi forse la dimensione gruppale che spesso i giovani di questa generazione hanno un po' meno rispetto a quanto ne avessimo noi, e tante cose forse le abbiamo fatte proprio perché eravamo in gruppo, e il gruppo vuol dire condividere, vuol dire mettere in circolazione le idee che diventano vie più creative e si amplificano davvero come un megafono virtuale. Ecco, il gruppo credo che possa ripercorrere, ricostruire, sostenere nei giovani la dimensione del gruppo, credo che possa essere
non dico una carta vincente, ma sicuramente una modalità che può aiutare i giovani ad andare avanti. Questo a tutti i livelli, a livello emotivo, ma anche a livello sociale, a livello politico. Riprendere anche un pochino in mano l'idea che si può fare qualche cosa mettendosi assieme. Grazie. Grazie per questo incoraggiamento. Io non avrei altre domande, se qualcuno di voi vuole ancora aggiungere qualcosa, se no chiamo Elena Ormezzano della Fondazione TPE. Io solo volevo... Buonasera, intanto ringraziare tutti voi che siete ancora qua e dopo lo spettacolo è molto importante perché nella mia personale opinione oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, uno si immagina schiaffi e pugni, no, la violenza c'è ma proprio tanta e non sono schiaffi e pugni, sono piccoli spostamenti quotidiani. Io sono di una generazione a metà tra lei e le ragazze che hanno fatto questo spettacolo questa sera e devo veramente ringraziarle perché, come avete già detto, toglie la paura questo spettacolo, toglie la paura il libro di Lidia e toglie la paura questo spettacolo. Non bisogna aver paura di invecchiare e non bisogna neanche paura di essere donne perché siamo molto belle, intanto. Prima, durante l'incontro al circo dei lettori, Lidia ha detto delle cose molto vere, che non è... Siamo diversi, ma non c'è nessuno migliore. Siamo diversi, è vero, però purtroppo mi sembra che le nostre diversità non siano tanto tenute in considerazione, almeno come dovrebbero essere nel 2017. Siamo addirittura tornati indietro nel tempo, perché mia mamma aveva più possibilità, era più emancipata, come dire. La società accettava meglio l'emancipazione una generazione fa. Comunque, detto questo, grazie mille. Grazie alla compagnia che ha fatto lo spettacolo, grazie a tutti voi che vi siete fermati. Grazie a tutte voi che siete state qua, grazie a Lidia che è venuta da lontano e grazie a chi è stato in palcoscenico, perché veramente avete dato una botta di mezzo.